Signore e signori, buonasera e benvenuti dallo stadio Ottavio Pierangeli di Monterotondo. Siamo qui per assistere alla seconda giornata del torneo Calcio Elite e oggi a sfidarsi ci sono Monterotondo contro Borgo Romano. Squadre che hanno completato la fase di riscaldamento, quasi tutto pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni. La seconda giornata del torneo, ricordiamo che nella gara d'esordio il Monterotondo ha perso con il risultato di 3-1 contro il Ciampino, mentre invece sono arrivati i 3 punti nella gara d'esordio per il Borgo Romano. Squadre sono in campo, in corso il sorteggio per decretare a chi andare il primo possesso della gara. Partita che sta per iniziare. Allora il check dell'arbitro con i due portieri. Quindi il fischio d'apertura, la partita prende ufficialmente avvio. Monterotondo che prova ad impostare con Albanesi dalle retrovie, uno sguardo in profondità, prova a far partire il lancio. Attenzione, il lancio molto preciso, parte da posizione regolare, non riesce però a concludere verso la porta. Brunetti, se non sbaglio, c'è stata la parata da parte dell'estremo difensore Martignoni. Si riprenderà da calcio d'angolo. E allora primo corner anche in favore del Monterotondo. Battuto corto, attenzione, prova nello scambio con Cherubini, un po' in difficoltà nel controllo, riesce a mantenere il possesso della sfera, prova con il tocco arretrato, attenzione ad Albanesi con la conclusione e se la cava questa volta con i piedi Martignoni. C'è un po' di campo per spingere, attenzione a Perrella che aveva molto spazio, il pallone che non è arrivato per il 99, attenzione siamo già dall'altra parte con Cherubini che riesce a trovare un gol sensazionale, ha visto Martignoni qualche metro fuori dalla linea di porta e l'ha freddato con un pregevole pallonetto di destro, 1-0 Monterotondo, gol del vantaggio che arriva al 14° di gioco e porta la firma di Cherubini. Punizione già battuta, attenzione a Ricci, fornisce la soluzione in verticale Mansur, prova ad andare in dribbling su Scappiti, poi il cross in mezzo col mancino, attenzione al pallone che rimane lì per Perrella, limite dell'area, ha toccato durissimo, vantaggio e poi la conclusione con Perrella che riesce a trovare l'angolino. Il gol dell'1-1 del Borgo Romano arriva dopo appena 3 minuti, pareggio di Perrella. Sivio pronto a ricevere, gran pallone dentro l'area di rigore dove riesce a colpire solamente con il ginocchio. Othman impegna manco con la parata bassa, vicinissimo al 2-1 il Borgo Romano. Attenzione al pallone diretto a De Sivio, giudicato in posizione regolare davanti la porta De Sivio. Incredibile, non è riuscito a centrare i pali, è riuscito manco ad opporsi con un intervento miracoloso in uscita bassa. Arrivano qui due fischi da parte del direttore di gara per i primi 40 minuti. Può bastare così. Il primo tempo di Monterotondo Borgo Romano si conclude 1-1 dopo le marcature di Cherubini e Perrella. È stato tutto sommato un primo tempo piacevole, partito nettamente meglio il Monterotondo che per i primi 25 minuti ha dominato il campo costruendo diverse palle gol. Pian piano nel corso della prima frazione di gara è uscito fuori il Borgo Romano che nell'ultimo quarto d'ora è riuscito ad occupare insistentemente la tre quarti campo avversaria, andando anche vicino al gol del 2-1. Attendiamo la ripresa. Squadre appena rientrate in campo, quasi tutto pronto per l'inizio della ripresa, da segnalare. Nelle file della formazione di casa il cambio in porta, Manco lascia il posto a Flavio Paparella. Ed ecco il fischio dell'arbitro di apertura della seconda frazione di gara. Monterotondo, siamo proprio sul vertice sinistro dell'area di rigore, appena al limite. Ha rischiato di procurare il rigore Bruni, che è stato ammonito. Seguiamo il calcio di punizione con Cappai che mira la porta, una serie di deviazioni, poi riesce ad insaccare davanti la porta
Se non ho visto male, la marcatura da attribuire al numero 26 Dascoli. E allora, con la zampata di Carmine Dascoli, il Monterotondo riesce a riportarsi in vantaggio a circa 12 minuti dal termine del match, finale di partita, tutto da seguire. Quindi Brunetti, attenzione al movimento di Dascoli, il pallone per il numero 26, mancato l'intervento da parte di Filimon, va dentro l'area di rigore. Dascoli, poi attenzione al pallone che esce, diventa buono per la conclusione. Fantastica a cogliere l'incrocio dei pali, riesce a mettere a segno il gol dell'Ipoteca, il Monterotondo, gol che porta la firma di Villadei. Il limite dell'aria, Cappai prova a liberarsi sul mancino. La conclusione diretta verso la porta, si conclude larga sull'esterno della rete dopo essere però stata deviata. Sarà calcio d'angolo in favore del Monterotondo. E arrivano qui tre fischi da parte del direttore di gara. Il Monterotondo riesce ad imporsi su Borgo Romano con risultato finale di 3-1. Riesce dunque la formazione di Monterotondo ad andare a guadagnare i primi 3 punti stagionali. E dunque, come già detto, partita iniziata meglio dal Monterotondo che si era portato in vantaggio nel corso del primo tempo, poi è cresciuto nel corso della prima frazione il Borgo Romano che è riuscito a riacciuffarla, ma nel secondo tempo dominio netto da parte del Monterotondo che è riuscito a realizzare 2 gol, 0 nella ripresa per il Borgo Romano. Risultato conseguente di 3-1, dunque vittoria prima stagionale, ripetiamo, per il Monterotondo. E siamo qui con Carlo Zuinisi, capitano del Monterotondo. Oggi ottima prestazione difensiva, avete preso gol su una disattenzione nel complesso squadra che, come testimonia il risultato, è funzionata anche davanti. Questa è la mia visione del match, voglio sapere la tua, subito un commento a caldo della partita appena trascorsa. Sì, allora era tutta la settimana che ci siamo preparati per questa partita, essendo la seconda nostra del campionato, e siamo ancora un po' affaticati per la preparazione, però abbiamo cercato di giocare il più corti possibili, aiutando il centrocampo e di conseguenza aiutando anche l'attaccante. Sì, la difesa ha retto, abbiamo preso quel gol soltanto per una disattenzione. Purtroppo ci capita spesso che sugli uomini che appena entrano, o freddi, non so per quale motivo, prendiamo una disattenzione e prendiamo gol. Però va tutto bene, fa morale e andiamo avanti, va bene così. Ah, gara d'esordio che ha portato solo una sconfitta nella seconda di campionato. Siete riusciti ad ottenere i primi 3 punti nell'ottica del continuo del campionato, ovviamente facendo tutti gli scongiuri del caso. Voglio chiederti quali sono i punti da migliorare, i margini di crescita che questa squadra può avere. Di crescita sono tanti, i punti secondo me sono tanti. I punti da migliorare è il nostro compattamento, se mi puoi passare la parola, con l'attacco, nel senso rimaniamo bene ancorati fra difesa e centrocampo, ma dobbiamo imparare a salire meglio, a unirci di più al nostro attaccante che è il nostro primo difensore. E un po' il discorso anche delle coperture dalle fasce. Nel senso, quando scagliamo da una parte all'altra ci manca ancora la consapevolezza che il centrocampista deve fare il primo o l'ultimo, in questo caso, di esterno di difesa. E va bene, comunque, tutto sommato mi sembra che ci sia molto, moltissimo tempo per migliorare. Per me può bastare così. Io rinnovo un saluto e i miei complimenti a Zuinisi, capitano del Monterotondo. Grazie. Grazie.